L'uomo intacca la natura, ma la natura ha il potere di ristabilire l'equilibrio. Godzilla è quel potere. La città di Tokyo è minacciata da una lucertola gigante che semina distruzione. Mentre il governo si riunisce per cercare soluzioni al problema, la creatura assume forme sempre più letali. Il disastro nucleare di Fukushima ispira il ritorno della saga di Gojira. Il mostro fa la sua prima apparizione come creatura marina e subisce varie trasformazioni fino a raggiungere l'aspetto che conosciamo. Shin Godzilla, che significa nuovo Godzilla, è metafora del pericolo nucleare e non solo. Il regista, Hideaki Anno, già autore della fortunata saga di Evangelion, affiancato da Shinji Higuchi, critica tramite la storia del mostro la lentezza decisionale del governo giapponese e le contorte dinamiche politiche che impediscono di trovare soluzioni. Nessun effetto speciale stupefacente né budget stellari per il film, ma la caratterizzazione di alcuni personaggi resta impressa, come quella di Shinya Tsukamoto, che aveva dimostrato ottime doti d'attore già in Silence di Scorsese. Il finale del nuovo Godzilla lascia intravedere la possibilità di un sequel da affidare ancora una volta ad Anno, che ha saputo riprendere l'originalità del franchise introducendo tematiche nuove.